Popolo del web, bentornati. Oggi voglio parlarvi di un artista presente poco su Instagram, ma presente dal 2016 ad oggi. Ha collezionato 8K scarsi di follower, ma è una persona che dipinge da molto prima. Di chi stiamo parlando? Di Ran Ortner. È un pittore di quadri ad olio con un passato da motociclista professionista e di surfista, ma adesso si dedica esclusivamente a dei quadri molto grandi. Nel 2009 ha vinto l'Art Prize di New York e il New York Times gli ha dedicato una copertina. Da quel momento ha cominciato ad esporre sempre di più e abbiamo sue opere esposte per le Nazioni Unite e nell'attuale spot del World Trade Center. Parliamo dei soggetti, o del soggetto, che praticamente è uno solo quando dipinge, perché fa anche installazioni che adesso a noi non interessano, e che è il mare. Non il mare nella sua immensità, ma in realtà l'immensità delle singole onde. E volendo essere ancora un pochettino più precisi, ci possiamo spingere a dire che forse il suo soggetto preferito è la schiuma delle onde del mare. Del disegno possiamo parlare poco perché sembra praticamente non esserci, non è presente, insomma, per disegnare le onde del mare. Tra l'altro dalle sue pubblicazioni, dai suoi post su Instagram, non ci è dato capire quale sia la sua procedura, e secondo me non fa altro che tracciare delle aree a matita che poi riempirà successivamente. Insomma, il disegno non è la parte più importante. Tra l'altro posso immaginare che utilizzi delle referenze fotografiche. La cosa veramente interessante invece di Ran Ortner è l'uso del colore nel rendere, forse la sua ricerca decennale è mirata soltanto a questo, a rendere la sensazione del fatto che l'acqua abbia uno spessore. L'acqua non è, ha uno spessore, e quindi la luce non la attraversa mai completamente. In alcuni punti sì, per esempio quando si alzano le onde, in altri no. Beh, in questo Ran Ortner è veramente uno specialista, è l'unico che ci fa capire quanto la luce attraversi queste onde, che sembrano essere quelle che sollevano tra l'altro il fondale, quelle un po' verdognole. Lui utilizza molto questi colori, sempre tendenti al grigio, sempre spostati verso il ventaglio dei grigi, però un po' verdognoli, un po' azzurrini appena appena, qualche cosa, e molto bianco. In realtà il bianco è una sensazione, perché se andiamo a vedere non c'è quasi mai, ma spesso nei quadri dove pensiamo che ci sia in realtà non c'è, ed è soltanto un puntino. Beh, lui il bianco lo usa soltanto per delineare la schiuma pura nelle creste delle onde, ma di questo parliamo nella tecnica. Ran Ortner sembra essere uno di quei pittori che ha capito un metodo e la sua efficacia lo porta avanti fino allo stremo. Non esplora altre cose, quindi di quelli che uno dice vabbè, basta avere pazienza per fare una cosa del genere, ma a tutti gli effetti la pazienza è una virtù, perché io per esempio faccio dei quadri piccoli così ed è un conto fare la stessa cosa come fa lui, portata avanti per 6 metri, 5 metri, ricordatevi che fa dei quadri molto grandi, spesso dei trittici, è tutta un'altra cosa. Si ispira, dichiara, ai grandi maestri del passato, penso come tutti i pittori, e sfrutta il layering, cioè la sovrapposizione di strati traslucidi di colore che lasciano vedere, non vedere, ognuno influenza quello sopra e quello sotto, perché l'olio in effetti è questa è la spiegazione della tecnica dell'olio. Questo effetto di fotorealismo secondo me è dato innanzitutto da una forte referenza fotografica. Probabilmente passerà ore a scattare le foto al mare, a scegliere quelle migliori, poi credo che per un amante del genere ogni onda sia bella a suo modo. E possiamo dedurre da alcune foto di dettagli che le basi preliminari del colore, quelle che servono a dare, diciamo, le zone di luce, di ombra, non sono molto, molto spesse, perché riusciamo a vedere la texture della tela. Mentre invece le fasi successive, quelle che servono invece a materializzare la schiuma, che a lui piace tanto, sono date invece con colori più spessi, sono strisciate, lunghe, fatte con pennelli molto piccoli, stiamo parlando di questo, e immaginate per una superficie di diversi metri quadri quanto ci possa volere. Di traverso riusciamo a vedere lo spessore, al punto che quelle onde portano loro stesse un'ombra sulla tela, e in effetti
questa potrebbe essere considerata una furbata, cioè l'effetto di spessore delle onde è dato dal fatto che proprio il colore è materialmente in fuori e proietta un'ombra sulla tela. È un pittore da contemplare, ha un effetto che ti invoglia veramente a tuffarti dentro il mare. Spero che vi piaccia, spero che di non avervi rubato troppo tempo, mettete mi piace, mettete tutto quello che sapete, godetevi la quarantena e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.